Ricordo la prima volta che il professore entrò in classe e mio fratello disse: voi due domani venite con me alla Mulino Bianco ad Ascoli Piceno. Le prime sensazioni sono state: oggi allora vado a vedere un prodotto che fino ad oggi io mangiavo senza neppure pensare e immaginare magari dove venisse fatto. La nastrina è un prodotto che prende ispirazione dalla tradizione della pasticceria. In origine è conosciuta come Cranzelli. Tra stratificazione sono 125 strati, tra pasta, margarina e pasta d'arancia. È una produzione molto complessa, diciamo, ha 8 ore di lievitazione. La nastrina è un prodotto che invece di lievitare in verticale, lievita in orizzontale. Si allarga molto di più rispetto a quanto cresca in volume. È stata una grande sfida perché ero quella delle sfoglie. Se si comincia a lavorare alle 5 di mattina, vedi il prodotto dopo 16 ore. Se le guardi, non ce n'è una quale un'altra. Sembra un forno artigianale. Appena arrivo in stabilimento, la prima cosa bella è quella di fermarmi e fare colazione. Vado all'uscita forno nastrine, prendo la mia nastrina per energizzarmi e affrontare meglio la giornata. Qui stiamo sempre insieme, quindi alla fine è questa la famiglia.